Oh mio Dio, no, 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 Marco, Marco, abbiamo un piccolissimo problemino, come spiegarti sta... Dimmi, che succede? Hai presente che l'acqua era un po' acida gli scorsi giorni, no? Sì, e quindi che vorresti dirmi? Diciamo che sta per arrivare un bello tsunami velenoso. Davvero? Sì, non ti parlo di uno tsunami magari che solo d'acqua, che dici magari ti dà pure una lavata alla casa, che non farebbe male, essendo bella sporca la nostra. La nostra fa proprio schifo, cioè non... Sì. Senti, vabbè, comunque, allora, teoricamente sarà velenoso, quindi sì, restare qua allo scoperto ci porterà solo a un destino. Lo so, Zexion, la morte è semplice, niente di più semplice. Esatto, proprio per questo vorrei fare una cosa molto semplice. Marco, che ne pensi se ci costruiamo un bel bunker? Bunker, va bene, andata, ci sto. Ok, allora, c'è solo un problema. A questo giro, ho preparato solo le armature. Zexion, scusami, tutti i materiali per fare il bunker? Li ruberemo da qualche parte. Va bene, dai, muoviamoci però. Dove sono le armature? Smantelliamo la nostra casa e recuperiamo qualcosa. Va bene, ma adesso ho bisogno di armature però. Senti, vabbè, vieni sotto con me. Allora, qualche materialino c'è. Marco, cosa stai facendo? Niente, stavo sistemando il lampadario, dai. Vabbè, non mi faccio domande, senti, qualche materiale ce li ho, ma proprio pochi, sai, a furia di tsunami, sono rimasto un po' secco. Ok, senti, ascoltami un attimo, intanto posso prendermi l'armatura? Certo, ovvio, se no come vuoi andare avanti? Ricordati soprattutto quello che l'alimenta, che se no t'attacchi. Certo, assolutamente. E io come al solito il mio jetpack ce l'ho, perfetto. È ingiusta sta roba. Cosa è ingiusto? Dai su, muoviamoci, che se no qui ci mettiamo nei guai davvero. E allora, dove lo vogliamo costruire questo bunker? Lo facciamo proprio qua sulla spiaggia? Sulla spiaggia potrebbe essere un problemino, non lo so. Effettivamente fare una base dove arriva lo tsunami non è delle migliori idee. Secondo me potremmo farlo, aspetta, fammi vedere. Qui, questa collinetta, sotto questa collinetta, in modo che c'è anche la collina che ci protegge. Ah, tu dici che usiamo la collina per proteggerci? È ovvio, è semplice, no? Ma sì, effettivamente non c'hai tutti i torti, sai che ti dico? Va bene. Ok, vamonos, andiamo. Ok, io penso all'ingresso come sempre, aspetta che vado a reperire degli strumenti, sennò col cavolo che scaviamo. Muoviti. Allora Marco, ho reperito tutti gli oggetti che ci servivano, quindi vieni un po' qua. Dove sei finito? Scusami. Oh, sono qua, dimmi. Ecco, ti senti comunque, tieni gli strumenti e mettiti a scavare. Ok, dai, inizio, ci penso io. Bravo, qui sotto. Ma come stai scavando, Marco? Ma non ti ricordi come si fanno i bunker? Allora, io scavo, poi sistemo. Vuoi fare quello che devi fare tu? Sta zitto. Va bene, aspetta che devo crearmi almeno il buco, sennò col cavolo che faccio l'ingresso, va? Ok, senti, quanto è grande sta stanza? Beh, Marco, bella, bella grossa, lo sai come funziona. Senti, ci dobbiamo restare chissà per quanti giorni. Ok, dici che così come altezza va bene, guarda. Fammi un po' vedere. Ma sì, direi che va benissimo. Senti, io mi metto ad opera per creare il nostro ingresso. Ah, a posto, vai, perfetto, perfetto. Allora, Marco, a sto giro voglio fare un qualcosa di molto particolare, sai? Del tipo, spiegami un po', dai. Al posto che fare che l'ingresso scorre, voglio farlo che si apre a mo' di ala. Va bene, vai, fallo pure. Ah, nel caso tu rimani lì sotto chiuso per sempre? No, 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 col cavolo, io sto scavando, io creo il bunker e poi me ne vado, non hai capito? Ok, te ne vai, quindi il bunker diventa mia, perfetto. Vai, vai, fai pure, no, fai pure. Poi quando arriverà lo tsunami mi metterò qui sotto al riparo. Ah, allora lo vuoi usare sto bunker? Certo, e mica muoio, ma ti pare? Ah, boh, da come hai spiegato volevi fare quella fine. Dai, muoviti. Sì, mi sto muovendo, mi sto muovendo. Ok, allora potremmo mettere un sistema che fa così. Poi, ora, a lui ci diciamo di ruotare di 90 gradi, poi fermarsi qualche secondo, aspettare un nuovo segnale e poi di ruotare per altri 90 gradi al contrario. Ora, adesso che abbiamo fatto questo, dobbiamo solo unirlo così, incollare per benino il tutto, anche tutta questa parte, e ora provare a dargli un segnale di redstone grazie a questo coso. Quindi mettiamoci tipo questo coso, poi qua ci mettiamo la stessa cosa e a questo punto vediamo se funziona tutto come voglio. Non ho messo che riceve il segnale. Vediamo se funziona tutto come voglio io. Ah, non doveva andare così, doveva andare al contrario, quindi devo invertire il segnale. Ok, ora dovrebbe funzionare alla perfezione. Attenzione, guarda qua che meraviglia. Marco, guarda che io ho finito l'ingresso mentre che tu sei lì sotto a non fare chissà cosa. Che cosa stai dicendo? Non fare nulla. Vieni un po' qua. Ora
ancora arrivo. Ma tanto non avrei fatto nulla. Non fai mai nulla. Scendi giù. Forza, muoviti, vieni a vedere. Fammi vedere, fammi vedere cos'è. Hai creato un qualcosa di molto grosso, devo dire. Sto facendo anche l'altra stanza, guarda. Ah, vuoi dividere tutto in varie stanze? Certo. Ah, ok, vai, vai. Tu finisci di creare, se riesci inizia pure a, a metterci dell'illuminazione. Sì, ora ci penso io. Tu muoviti a fare l'entrata. Oh, io sto facendo l'ascensore. Guarda che bellina l'entrata che manco l'hai vista. Ma la vengo a vedere dopo, non mi interessa. Va bene, adesso. Allora, prima di tutto partiamo col posizionare un bel meccanismo che poi azionerà il tutto. Senti, Marco, ma a sto giro vogliamo fare sempre una gabbietta come ascensore oppure... Fammi pensare. Sì, secondo me sì, ci sta. Dici che conviene? Sì, 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 sì. Ma adesso pensaci tu che sto lavorando qui alle stanze. Ma non consigli, hai tempo di dare. Allora, io posso fare una cosa. Sto lavorando, tu lavora l'ascensore e poi vediamo. Ah, senti, io come pavimento sto utilizzando di legno, è quello. Sei così povero. Senti, poi magari prendiamo del quarzo, ok? Almeno mettici della cobblestone. Ma meglio il legno. Guarda qua che bellino, mi piace un sacco. La cobblestone posso mettere ai lati o il quarzo, dimmi tu. Ma il legno con... Ascolta, secondo te del veleno non fa del male al legno? Ma non ci arriverà mai qua, stai tranquillo. Ah, va bene, come dici te. Nel frattempo, allora, finiamo qua di collegare tutto per benino. Almeno qua si aziona tutto. Abbiamo l'ascensore e tutto quello che mi serve. Ora andiamo verso il basso perché devo posizionare per benino tutte le estensioni del pistone. E a questo punto testiamo se funziona il tutto. Quindi proviamo a fare una roba del genere. Devo capire qual è il tasto. Quindi riproviamo e guarda come piano piano sale sempre di più. Magari devo velocizzare il processo. Ok, valutiamo subito. E direi che funziona alla... Guardami qui. Aia. Oh, hai finito il pavimento? Quasi, spostati. Sto mettendo gli ultimi blocchi. Finisci. Qua però mi sa che non arriviamo abbastanza in alto, Marco. Zex, non sistemalo, dai. Non so se posso. Sotto c'è la bedrock. Mo sai che ti dico? Se arriva il coso, no? Il coso acido, poi sono cavoli tuoi. Ma guarda che la porta ce l'abbiamo. Non l'hai neanche voluta vedere. Vieni a vedere. Fammi vedere, dai, vediamo. Guarda che bellina la porta. Guarda come si chiude. Bella, va bene, mi piace, continuo a mettere le cose. Dai, io cerco di fissare qua. Bene, Marco, ho risolto il problema. Ora devo solo mettere del bellissimo quarzo per creare l'ascensore. E vieni qua a testare, dai. Dai, vediamo com'è. Guarda cavia, vediamo se funziona. Funziona? Sì, perfetto, funziona. Mi hai chiuso da fuori. Non è un problema, no? Ah, vabbè, sistemi tu il bunker, vai, sti cavoli. No, sto cavolo, vieni qua, dove sei? Eccomi. Oh, dai, andiamo sotto. Tendo a sbattere la testa che questo si chiude velocemente. Oh, ma... non potevi farlo più lento? Magari dopo ci penso. Allora, Marco, pensa all'illuminazione te, ok? Sì, ci penso io. Intanto ti piace come sta venendo? Ma ti devo dire che sta venendo abbastanza carino. Però se non illumini, sai, ci spawnano i mob. Già le ho presi, stai tranquillo. Va bene, mi fido di te. Bene, Marco, allora, vedo che qua hai fatto un buon lavoro. Io nel frattempo guarda come ho arredato per benino l'ascensore. Mi piace, molto bello. Senti, dobbiamo iniziare a fare il bunker qui però, eh. Sì, ma io prima voglio fare una cosa, ovvero, come sempre, sai, essendo che io non vorrei degli intrusi, a sto giro voglio fare un ingresso, abbastanza sicuro, sai? Del tipo, sentiamo. In modo che una volta che noi sigilliamo il bunker, nessuno può entrare o uscire. Ah, quindi scusami, e nemmeno noi? No, noi abbiamo un pass particolare. No, pass prioritario, va bene. Solo va bene. Io in realtà, però vabbè, stessa cosa. Allora. Cosa? Anch'io. No. Va bene, vedremo. Oh, ma può essere che devi sempre rompere le scatole? Ma perché solo tu? Ma dove sta scritto? Perché ho solo io il telecomando. Dai, va bene. Allora, Marco, io mi sono procurato varie risorse. Ad esempio, dei bellissimi laser, Marco. Fammi vedere un po'. Oh, guarda qua, ora li coloro per benino di rosso. E ora sono belli sicuri. Ah, vabbè, io non prendo danno. Noi siamo, abbiamo il pass, Marco. Sì, perfetto. Se vuoi te lo leva te, eh. Cosa? Io ti picchio. Me lo stavi chiedendo te, in pratica. Va bene. Quindi vuol dire che io appunto posso poi passare sempre, no? Per ora sì. Anche per sempre, non per ora. No, non lo so questo. Guarda, va bene. Vabbè, comunque fammi ora finire tutto il resto, perché ovviamente ci deve essere anche la zona di decontaminazione. Come sempre. Dai, su, senti, io vado a recuperare dei materiali. Fammi passare, ok. Dove vai? In casa, abbiamo lasciato delle cosettine. Apri qua. Va bene, dai. Ecco.
Ora, ora sai che lo vai a riparare te, vero? Mandalo giù, ci penso io, non è un problema. Vabbè, tu buona fortuna, senti, aspetta, eh. Semplicissimo, dai, mandalo sopra adesso. Vieni, prenditi un comando di scorta. Ok, mi serve la colla, Jackson. La colla c'è già, tutto incollato. Ok, prova, vediamo. Oh, ok, a posto. A posto, va bene, vai a reperire, io finisco questa zona. Bene, mentre che aspetto Marco, io vado a posizionare questa porta qua con un bello scanner. Eccomi. Oh, è arrivato, salve Marco. Eccomi. Che mi apri? Prego. Ok, perfetto. Poi ho recuperato delle cose pure a te. Cosa? Sì, 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 ho recuperato delle cose molto importanti. Bravissimo, io sto preparando l'area di decontaminazione, ok? Ok, mi faccio la mia bellissima postazione e mi metto pure a giocare. Ma come? Ti pare che sia il momento di giocare? Guarda che sedia ho preso, Jackson, sedia di metallo. Fammi vedere, dove sei? Ma yeah. Ma è scomodissima. Ma non è vero, questa è proprio per le cose. Sta zitto. Ma sei sicuro? Jackson, sicurissimo. Vabbè, okay. Come dici te. Ascolta, io mi procuro, ecco, mi metto a fare magari qualche coltivazione o qualcosa, sai. Non... Ok. Allora, Marco, io inizio a creare tipo, ecco, una zona dove riconterremo tutta l'acqua, ok? Va bene, comunque te lo dico, per entrare in camera mia devi suonare. Come devo suonare? Questa è tutta camera tua? Questa è camera mia. Ma non pensi sia un po' grossa? No, tu devi fare l'altra stanza dall'altra parte. Va bene, senti, comunque, vieni a dare una mano che qua io sto facendo una cosa preziosissima. Guarda qua che meraviglia. Per l'acqua questo, vero? Esatto, almeno non finiremo mai l'acqua. Perfetto, vado a continuare la mia cameretta. Nel frattempo, sai cosa faccio? Essendo che non voglio rimanere senza corrente, preparo pure un motore. Vai, senti, io voglio andare a continuare la mia cameretta, ci vediamo dopo. Vabbè, tu continua la tua cameretta, tanto non sai fare altro. No, ma sta zitto. Oh, ma è la verità. Guarda che bello. Ma guarda te, se non dico la verità. Ok, ora che qua è tutto collegato, devo solo fare in modo che questo prenda dell'acqua. Quindi farei un motorino qua che se la va a scavare da là sotto. Poi qua ci andiamo a collegare una bella pompa così. E qua andiamo a creare una valvola che permetterà di deciderci se far passare l'acqua oppure no. Almeno così non sempre funziona. Cioè almeno se poi non ci serve non funziona. Ora devo semplicemente collegare tutto questo meccanismo a una pompa, ok, così direi che funziona benissimo. La facciamo bella veloce. Poi stessa cosa, colleghiamo anche qua il tutto a una pompa a sto giro magari sopra. Quindi esattamente in questa maniera la facciamo anche questa bella veloce. E ora non rimane altro che portare questo bello in basso, in modo che possa iniziare a ciucciare dell'acqua. Marco, sei arrivato pure te? Sì, ti sto creando la stanza. Oh, grazie mille. Nel frattempo qua guarda come mi sto mangiando della buona acqua. Ok, vai, io ti creo la stanza. Ora dobbiamo solo aprire questo lato qua. E ora quest'ultima dovrebbe iniziare a funzionare. Quindi ora abbiamo anche un'alimentazione a noi, Marco. Ok, va bene. Ok, direi che così può andare bene. Qua facciamo la ventola, quella bella grossa, da cui entrerà tutta l'aria. E ora vengo a darti una mano, Marco, dai, almeno ci mettiamo un secondo. Sì, vieni. Allora, Jackson, c'è un problema. Ma corri qui. Cosa? Ma Marco, stavo finendo di arredare camera mia. Sì, ti guarda che sto dicendo la radio. Cosa? A tutti i cittadini, vi avvisiamo che tra 2 ore esatte lo tsunami colpirà la costa est. Marco, noi siamo sulla costa est? Sì, ecco perché ti ho chiamato. Oh cavolo, è il momento di muoversi, sai? Sì, io sto sistemando per bene la mia cameretta. Tu muoviti, fai la tua. No, niente cameretta. Io ho fatto fino adesso qua. Ora fai una bella coltivazione e fai anche, inizia a mettere qualche, ecco, qualcosa. Va bene, ci penso io, dai. Ok, io nel frattempo arredo tutta la mia bella cameretta. Va bene. Allora, tipo qua ci potrei mettere un bel divano in questa maniera, così almeno posso starmene bello tranquillo. Qua mi vado a mettere la mia bellissima scrivania, nella quale ci metto il monitor. Poi anche una bellissima PlayStation, un computer, la tastiera, il portatile. Ora, dopo che ho fatto ciò, il microfono, perché senza di questo non si vive, e una bella telecamera lì. Fatto ciò, anche la televisione naturalmente a parete la metterei qua, quindi abbasso un po' qua la recinzione. E guarda qua che meraviglia. Ok, già mi piace un sacco questa camera. Poi sicuramente mi metto anche un bel letto, magari, ecco, più contro la parete così, due mobiletti,
quindi la sveglia, l'armadio lo posizioniamo qua bella muro e direi che già siamo in una bella posizione. E poi sicuramente anche un bel trampolino. Fammi provare un po'. Perché stai usufruendo del mio trampolino? Vabbè, dai, non volevo solo vederlo. Ma okay. Se tu me lo volevi rubare. Accendi il computer. No, vabbè, essendo che quello là non mi deve più disturbare, finiamo qua così. Una bella casetta bella, tutta verde. E guarda qua che spettacolo di camera. Detto ciò, Marco, quanto tempo ci rimane? Zex, non credo molto, molto poco. Ok, allora muoviamoci a fare le ultime cose. Allora, Marco, io mi occupo di mettere la cucina, che sennò qua finisce male. Ok, così. Perfetto, dici che va bene questa cucina? Sì, sì, ci penso io adesso qui. Faccio una bella sala giochi. Ok, allora io finisco anche di mettere tipo magari un tavolino così. Così ci puoi aiutare a cucinare. E Marco, qua mi sa che ci dobbiamo muovere, sai? Lo so, Zex, non lo so. Senti, ti va bene qui la coltivazione? Marco, ti devo dire che sì, va benissimo. Metterei solo le ultime due cose, tipo questi, guarda qua. Almeno così noi non dobbiamo per nulla lavorare. Ovvero, fammi vedere un po'. Guarda qua, allora, noi mettiamo tipo qua in mezzo, facciamo un bel buchetto e ci mettiamo questo. E a cosa servirebbe? Beh, raccogliere le coltivazioni al nostro posto. Ah, ma io così, va bene. Però Marco, sai una cosa? Io però voglio poter vedere fuori, non so te. Dimmi un po' come vorresti fare? Eh beh, creo un buco e niente, guardo fuori. Va bene, comunque guarda qui, ti piace questo angoletto? Ma sì, molto carino, almeno qua ci teniamo belli allenati e tutto. Allora, qui ho messo la palestra, come vedi, biliardo, se vogliamo giocare abbiamo tutto. Ok Marco, io mi occupo qua di creare l'ascensore. Dammi un secondo. Allora Marco, qua ho finito, ora faccio solo, salgo un attimo. Oh, che succede? Brutta notizia. Non me lo dire. Sì, sta arrivando ed è bello grosso. Oh mio Dio. E quando ti dico bello grosso intendo molto grosso. Io sto girando le mie bistecche che avevo messo a cuocere. Marco, dici che sopravviveremo? Ma guarda Zix, non lo vedo bello grande, secondo me no. Posso dirti che ho lo stesso presentimento? Va bene, ma tanto abbiamo il bunker, non ti preoccupare. Ma secondo te reggerà? Sì. Ok, sì, allora sì. Ficcati qua dentro che sennò non rientrerai mai più. Eccomi, ci sono. Marco, è sopra di noi. Jackson, direi che devi subito attivare sto robo, ti piace la... come si dice? Il panorama verde? Jackson, se tu non ti muovi ad attivarlo io me ne vado. Ma Marco, guarda che qua siamo al sicuro. Al sicuro? Io voglio andare sotto il mio bunker. No. Dai, vai. Ok. Scherzi, invece resti su. No, no, io voglio andare giù. No. Perché mi devi far morire? Aspetta, non è che ho lasciato aperto l'altro ingresso? Jackson, secondo me dobbiamo muoverci e andare giù. Vai a controllare se l'altro ingresso è aperto. Ok. Marco, mi sa che qua sono completamente inglobato. Te là sotto come sei messo? Dovrei darti una brutta notizia, Jackson. Lo tsunami sta per arrivare dentro casa. Come sta per arrivare dentro casa? Vieni un po' a vedere, va. Oh, ma non era chiusa quella porta? No, Zex, l'ha lasciata aperta. Senti, dai, vabbè, l'importante è che è lì. L'importante è che non entra dentro casa, dai. Sì, chiudi le porte. Però io lo voglio andare a vedere, vieni con me. No, io non voglio, non ci voglio andare. Vieni, non vedi che regge? Mamma mia, andiamo. Dai, su, al massimo cosa vuoi che sia? Al massimo cosa vuoi che sia, che mo moriamo. Non moriamo, guarda che sono un esperto. Vedi, guarda che bel panorama. La nostra casa è... vabbè, non ne voglio vabbè, nemmeno la vedere. Nostra casa non esiste più, Marco. Cosa ti aspettavi? Dai, su, andiamo a ripararci. Guarda te. Marco, ormai è da un mese che siamo qua dentro e non ne posso più. Jackson, a chi lo dici? Se magari mi apri la porta, però... Ma dove sei? Ma da quando sei rimasto lì chiuso? Qualcuno mi ha dato la scheda, ho dovuto dormire lì dentro. Ah, vabbè, dai, solo qualche giorno, dai. Ma per cosa? Ma senti, se no ti sentivo da un mese lamentarti. Mamma mia. Beh, dai, Marco, siamo messi bene, no? Più o meno, mamma mia. Guardate questa parte anche. Cosa? Oh mio Dio, ma sta tutto pieno, Marco. Oh, Jackson. Chiudi. Marco chiudi che se questa parte è finita. Sto provando. Ok, è chiuso, no? Dovrebbe funzionare. Più o meno. Speriamo che la terra regga. Vabbè, dai, Marco, ha retto. Marco. Che succede? No. Ci siamo capiti, vieni veloce. Apri. E anche qui c'è il coso. No, qua l'ho drenato. Ok, dobbiamo manda giù l'ascensore allora. Marco, il nostro bunker non c'è più. No, manda questo giro, muoviti. Se questo lo mando giù, Marco entra.
Che facciamo? Vabbè, dici che reggono le nostre tute? Zex, io senti, mi metto pure il casco. Esatto, anche io. Andiamo. Marco, io lo tiro giù, pronto, eh? Andiamo. Che lento, però. Oh mio Dio, non penso funzioni. Andiamo. Sicuro, ok? Turbo. No, Marco, mi sa che non ci arriviamo. Zex, non sto per morire. Turbo, ti prego, portami su. Ti prego. Maledizione, me. Zex, faccio fatica, sto per morire. No, Marco. Vabbè, ma magari la nostra casa è ancora intatta. Vabbè, dai, tranne per l'esterno la nostra casa è intatta. Mi sa che io rimarrò qua da solo, ma contento.